Salve ragazzi, oggi facciamo una carrellata di queste piccole piante che sto impostando con varie forme. Ci sono vari tipi di piante, ad esempio qua abbiamo melograno impostato a vaso cespuglioso. Questo è lo sviluppo che ha fatto quest'anno. Ho tagliato solamente un succhione nella parte centrale qui, che era troppo vigoroso, l'ho tagliato e basta. Il resto non ho fatto quasi niente, proprio zero. Niente, procediamo. Questo qua invece è il pesco allevato a vaso. C'erano dei succhioni centrali, dei rami vigorosi. Ho cercato di tenerli e di cimare questi succhioni, cercare di salvare i rami che vanno verso l'esterno in maniera da creare anche delle branche secondarie sulle branche principali. Ha prodotto già dei frutti. Alcuni sono stati intaccati, vabbè, adesso li tireremo giù, però ho fatto anche una cimatura verso fine, no, metà agosto. Ho fatto una cimatura di alcuni germogli dove erano, diciamo, malati da bolla, e poi faremo la finitura in primavera, quando sono giù tutte le foglie faremo un ulteriore controllo. Questo qua invece è il melo che ha 3 anni, impostato a vaso. Ho cercato di tenere sempre questa impostazione facendo varie potature, soprattutto al bruno. Ho fatto solamente una potatura al verde, tagliando all'oretto questo ramo qua vigoroso. Ho tagliato proprio con un sistema all'oretto e poi il resto non ho fatto niente. Questo melo viene utilizzato per fare vari esperimenti di innesti, prove e anche prove di potatura. Mele ce ne sono, come ripeto in altri video magari che pubblicherò, ogni anno vengo colpito dalla grandine, dunque questi sono i problemi che poi riscontro, ammaccature e principi di marciume. Però la pianta non ha subito danni solo sulle foglie, per fortuna, e non sui rami. E questo sta crescendo bene. C'è questo ramo qua, magari farò un taglio di ritorno perché è più alto rispetto agli altri. Devo tenerli in equilibrio. Bene, questo qua invece è il pesco allevato a fusetto piramide. Anche qua ha avuto un buon sviluppo. L'unica cosa, ho fatto anche qua un po' di potatura verde lì a luglio, poi ho fatto sempre inizio agosto un po' di cimatura di alcune punte malate, poi faremo la finitura sempre al bruno. Adesso, quando inizieranno a cadere le foglie, farò un trattamento con poltiglio bordolese al massimo dosaggio per poter disinfettare tutta la pianta. Per contro la moniglia e la bolla. Qui invece abbiamo sempre un pesco nato da noce, come tutti gli altri sono nati da noce, e questo è un tentativo di impostarlo a guaio. Ho cercato di tenere le branche verticali su due branche principali, piccole branchette verticali su due branche orizzontali, cioè orizzontali inclinate 45 gradi. E qua non ha prodotto, però credo che l'anno prossimo cominciamo a vedere anche qua pesche. Qui invece ho il pesco Saturnina, ha prodotto tantissime pesche di veramente buone, dolcissime. Lo sviluppo è stato, diciamo, molto molto scarso, perché forse magari ho lasciato troppe pesche, ma è un po' la caratteristica di questo pesco, non ha sviluppi enormi. Comunque l'impostazione c'è, l'anno prossimo anche qua penso ci saranno parecchi frutti. Ecco, qui ho rincalzato, oggi ho fatto una rincalzatura di tutte quante le piante, poi ho creato un piccolo bacino alla base per poter accumulare l'acqua e ottimizzare, diciamo,
l'irrigazione. Questo qua è un piccolo fico che ho fatto una speronatura dalle tre branche che si erano create l'anno scorso, e da lì sono partite altre piccole branchette che le utilizzerò come branche fruttifere per il prossimo anno. Qui c'è un accenno di fichi, ma credo che per quest'anno non riusciamo a vedere fichi. Il prossimo anno sicuramente avremo la produzione. Questo qua invece è un ciliegio che sta soffrendo un po' per la siccità, troppo calore. Qui ad esempio ho fatto solamente una speronatura al verde, non ho fatto la cimatura a 7 gemme quest'anno, perché voglio che riesca a fare un po' più chioma, nel senso che si allarghi leggermente, e poi vedremo il prossimo anno se fare una potatura a fine produzione. Ecco, questo qua devo trattarlo con un poltiglio bordolese, fare 2-3 trattamenti minimo nella stagione invernale per poter salvare dalle malattie fungine. Ok, queste sono le piante che sto cercando di impostare un po' alla volta. Niente, grazie a tutti per la visione e al prossimo video.